In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Ma una volta ucciso, dopo 3 giorni, risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?» Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti». E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». Parola del Signore. Da alcune domeniche stiamo leggendo la sezione del Vangelo di Marco dove Gesù manifesta, dice, rivela la sua missione e la sua identità. Vi ricordate domenica scorsa? Chi dite che io sia? Tu sei il Cristo. E Gesù: sì, è vero, ma devo andare a Gerusalemme. Là verrò preso, catturato, ucciso, dopo 3 giorni risorgerò. Questa sera il Vangelo, per ben seconda volta, Gesù, ancora una volta, chiedo scusa della ripetizione, ridice il fine della sua missione. Lungo la strada, mentre Gesù e i discepoli stavano camminando attenti bene, attenti, attenti, perché lungo la strada Gesù e i discepoli stavano camminando, ma i discepoli erano lontano, lontano, chilometri dal Signore. Erano lì, erano lì, camminavano con lui, ma erano lontanissimi, perché non capivano come erano lontani quel Venerdì Santo sotto la croce. Lontano. È il rischio che possiamo correre noi. Siamo qui vicini, ma possiamo essere lontani. E mentre il Signore cammina con i discepoli, ancora una volta dice: guardate che la logica che io desidero far nascere in questo mondo, che è la logica del regno, che è la logica di Dio, è quello che mi capiterà sulla mia carne, è quello che io subirò, verrò consegnato, sentite questa parola, verrò preso e consegnato, è il Padre Dio che consegna il suo figlio agli uomini. E cosa ne faremo noi del figlio di Dio? Lo uccideremo. Ma dopo 3 giorni il Signore manifesterà la pienezza vera della vita, la resurrezione. La vita nella vita, altro che questa qui è la pienezza della vita. Noi cerchiamo di riempire la nostra vita di ogni ben di Dio, ma la nostra vita rimane una miseria, perché basta un mal di denti,
e non hai più voglia di far niente. La resurrezione, l'esplosione di vita, un mistero vissuto dal Signore, ecco perché noi crediamo al mistero della resurrezione. Ma notate, mentre Gesù ancora una volta dice ai suoi discepoli: se volete essere miei discepoli, se volete entrare nella logica del regno, dovete ogni giorno diventare dono. Anche voi dovete essere consegnati, non dovete trattenere, non dovete trattenervi, ma dovete consegnarvi. La vostra vita deve diventare dono per tutti, non per qualcuno, non per i simpatici, non per quelli della mia, del mio club, per tutti. Cosa fanno i discepoli? Ecco perché sono lì, ma sono lontano, chilometri e chilometri. Non comprendono, non vogliono comprendere. Ma è così bella la vita comoda? Ma scusa Signore, perché ci rompi le uova nel paniere? È così bello quando io penso a me, quando faccio girare il mondo intorno a me, quando tutto deve essere catalogato secondo la mia logica. Ma perché vieni a dirmi che il vero uomo, l'uomo realizzato, l'uomo pienamente uomo, è colui che dona anche la vita? Ma perché vieni a dirci queste cose qui? Guardate che è la fatica che facciamo anche noi. Noi sistemiamo il nostro Dio con una messa, con quattro preghierine, magari anche con qualche opera di carità. Ma dentro, la logica del nostro cuore è chiusa in quel prima io. Poi, se ho tempo e se ho voglia, gli altri. È faticoso abbandonarsi alla logica della croce. E allora cosa fa Gesù? Gesù cammina, notate la lontananza di logica. Gesù propone la logica del dono, dell'essere dono. E i discepoli lungo la via cosa fanno? Discutono di chi deve essere il primo. Siamo fatti così. Che è una cosa buona, eh? Guardate che è una cosa buona sentire dentro di noi il desiderio di realizzarci, il desiderio di salire davvero anche dal punto di vista sociale, è una cosa buonissima, ma bisogna vedere come realizzi questo tuo sogno. San Paolo dice: aspirate ai carismi più grandi, ma dipende come. Questi qui sarò io il primo, sarai tu il primo. Queste gerarchie che noi ci facciamo, anche qui non apro questa parentesi, ma ve la butto lì, poi provate ad andare avanti voi. Notate che noi abbiamo ancora in mente che Dio, guardate bene, Dio, poi gli arcangeli, i santi, i cherubini, i serafini, poi i santi. Quali santi? Santo categoria 1, poi arriviamo noi. Poi arrivano quelli che in chiesa non vanno più, poi arrivano i peccatori. Noi continuiamo a pensare a Dio, il primo. Il Signore è venuto a cambiare completamente questa logica. Non ce ne accorgiamo che il Signore è venuto, Lui il primo, a diventare l'ultimo. Non ci ricordiamo cosa è successo il Giovedì Santo. Io che sono il Maestro, il Signore, lavo i piedi a te. E noi che continuiamo a il primo. C'è una logica da cambiare, cari amici. E ancora una volta il Signore educa i suoi discepoli. Notate che non li sgrida, eh? Non è che dice, ma mamma mia, ma siete proprio duri di comprendonio, basta, andate a casa vostra che prendo altri discepoli più bravi. No, no, arrivano a Cafarnao e li chiama. Ma come? Provate a leggere il Vangelo, perché guardate che gli evangelisti sono degli artisti. Sono lì in casa a Cafarnao, sono lì e Gesù li chiama. Anche noi siamo qui, Gesù questa sera ci chiama a far che? Ad entrare in una logica diversa. Ogni domenica il Signore ci chiama per davvero entrare sempre di più nella logica del dono,
Se vuoi, notate che ricorre questo se vuoi, Signore non ci prende per le orecchie, non ci obbliga. Se vuoi, Signore si propone, non si impone. Se vuoi essere grande, diventa il servo di tutti. Poi, cari amici, adesso noi possiamo dipingere sta cosa qui, ricamarla, ma questo è quello che ci chiede il Signore. Se vuoi essere grande nella logica di Dio, devi diventare servitore di tutti. E guardate che le occasioni per diventare servi gli uni degli altri ogni giorno, dalle cose più banali, dal saluto, dal sorriso, dall'incoraggiamento, dal smettere di fare le mie cose perché tu mi stai parlando e mi stai dicendo ascoltami, allora piantoli di fare le mie cose. Da quando in casa canonica sono indaffarato a preparare magari una cosa all'ultimo minuto e suona il campanello e apri la porta, fino ad arrivare davvero al servizio dei poveri, degli ultimi, di chi sta bussando alle porte della nostra casa. Provocazioni grandi quali questi tempi stiamo vivendo. Ma siccome noi abbiamo bisogno anche di vedere, cosa fa Gesù da buon maestro? Dopo aver dato la lezione, dopo aver detto ancora ai suoi discepoli, vuoi essere grande? Vuoi essere la regina o il re? Diventa servo. Diventa servo, lo dico anche ai ragazzi che sono qui, Diventa servo. Cosa fa Gesù? Perché questa sua lezione diventi carne? Prende un bambino, che nella società di allora non contava niente, perché il bambino ha bisogno di tutto. Il Signore non mette in mezzo quel bambino, perché sapete la santa innocenza, i bambini ci commuovono, no. Mette lì quel bambino perché il bambino è l'espressione più alta della fragilità. Lo mette lì e cosa fa? Lo abbraccia. Sapete cosa succede quando una persona abbraccia l'altra? Diventa un tutt'uno con quella persona. Gesù dice, io sono come questo bambino. Sono fragile. Ho bisogno di essere accolto. E se vuoi essere mio discepolo, fatti come questo bambino. Perché solo se dentro di te avrai la piena consapevolezza di essere un bambino fragile, bisognoso di tutto e di tutti, allora inizierai a servire. Se dentro di te c'è quell'arroganza, io basto a me stesso, non ho bisogno di niente di nessuno, tu non piegherai le ginocchia per diventare piccolo come un bambino. Perché per parlare un bambino devi andare giù. Quando vado a trovare i miei bambini alla scuola materna e loro mi dicono qualcosa, immancabilmente io devo andare giù. Se ti fai piccolo, diventi servo. Cari fratelli, questa è la logica che Gesù ancora una volta propone a ciascuno di noi. Contese, guerre, rileggete la lettera di San Giacomo, la seconda lettera. Certo, quando tu sei pieno di te, saltano fuori tutte le cose orrende che sentiamo ogni giorno al televisore o sui giornali. Diventiamo bambini. Il Signore non ha bisogno di superuomo, ha bisogno di persone semplici che sanno accogliere e sanno donare. Da alcuni giorni la statua della nostra Madonna, che è raffigurata addolorata, ha lasciato quel posto che a me non piace molto, ed è scesa qui, più vicina a noi. Mamma mia, la Madonna, quanto è stata capace di diventare dono. Dono. Piccolina. E si è donata. Chiediamo alla Vergine Santissima, che onoreremo la prima domenica di ottobre, di aiutarci a vivere la fede come l'ha vissuta lei. Per essere, chiedo scusa della ripetizione, perché questa cosa più volte me la dico e ve la dico, per essere
veri uomini, veri uomini e autentici cristiani.